Ben ritrovati, cominciamo la nostra puntata di questo giovedì 16 ottobre. Per me in particolare è molto importante perché è il compleanno di mia figlia che in questo momento sta lavorando in Francia, quindi dedico a te, Martina Mastrocola, questa puntata. E restando sempre in ambito straniero, come non parlare della prima partita di questa serata, parlo di Le Zebre che hanno fatto un'ottima partita contro Leinster, Leinster campione in carica, parlo della Celtic League, parlo della Guinness Pro Deutsche, quindi come al solito il nostro corso accelerato di inglese con il resume, con il meglio in lingua madre e subito dopo il post match. Leinster's two wins from five Pro 12 matches so far going into the game against Zebre was cause for worry. After last week's defeat by Munster, Leinster were looking at the possibility of their first back-to-back losses since the 2010-11 season. But they were given a boost 17 minutes in when Zebre lock Marco Bortolami was sent to the sin bin, the man in the number five shirt refusing to let go of an opposition leg, while Leinster put the pressure on inside the Zebre 22. With Bortolami off the field, Leinster tried their best to get the first try, and scrum half Isaac Boss thought he'd got it when he picked up off the floor and opportunistically grounded the ball against the post, but a TMO referral ruled his effort out. Despite temporarily being down to 14 men, Zebre took the lead when Luciano Orchera struck a sweet penalty from the left touchline after 25 minutes, the Italians leading by 3-0. After that, Leinster went on the attack and were rewarded when Zebre conceded a penalty in midfield, Ian Madigan levelling the score at 3-3 as the teams went in at half-time. With just the two penalties in the first half, the game needed livening up, and man of the match Madigan provided the spark in the 44th minute, spotting two Zebre forwards in the defensive line. The fly half showcased some neat footwork to go in untouched for Leinster's first try, which he converted himself. With just one loss in 17 against Italian opposition in the Pro 12, Leinster were comfortable making a swathe of substitutions with plenty of time left to play. It disrupted the flow of the match a bit, but when the champions settled again, they had their second try. Leinster recycled, and substitute Luke McGrath went over in the 67th minute. Another substitute, Jimmy Gopperth, added the extras after Madigan took a big hit in the build-up, and Leinster saw the game out, finishing 20-3 for their third win of the season. Ma è una nuova esperienza, ho cominciato lunedì e no, sono contento perché è stimolante, come ho già detto, è una cosa un po' diversa, ma non radicalmente diversa. Sono comunque sempre a contatto con i giocatori, e il campo anche oggi l'ho vissuto, quindi sì, è un po' diversa, ma mi piace, è un ruolo che mi piace. Poi ho vicino comunque persone della competenza, ma che comunque vedo che mi hanno accettato e comunque mi aiutano, mi danno una mano, quindi quello è importante. Al di là dell'aspetto tecnico, che non ci mettiamo adesso neanche a, perché non te lo chiedo neanche, però sull'aspetto diciamo di comportamento, di grinta, di sì, è una squadra, è un gruppo. Esatto, bravo, sì. Io ho una settimana, quindi è anche difficile giudicare, ma quando sei all'esterno tante cose, esatto, non te le accorgi o non le sai. Devo confermare quello che mi avevano detto, che è veramente un bel gruppo. C'è molto affiatamento, c'è una intesa proprio tra i giocatori. Poi sì, è chiaro, giochi contro Leinster e giustamente se il risultato sembra anche un po' bugiardo, perché sì. 23 forse è anche un po' bugiardo. Il primo tempo era pari, tre pari. Pari, bravo. Poi un paio di azioni un po' dubbie, così, quindi però loro ci hanno... Lentamente, piano piano, come fanno le grandi squadre. Però, come ha detto anche Andrea Cagliano a fine partita, sono contento di voi e io credo che sia una frase giusta a cui mi unisco anche al mio pensiero. Devo dire che sono contento se la mia squadra gioca e come atteggiamento, poi sull'aspetto tecnico appunto non c'entriamo, meglio così. Stiamo bene mentalmente, stiamo bene come gruppo, stiamo bene assieme e questo ci fa anche superare dei momenti come quello di oggi, che credo che il risultato non sia
quello reale rispetto a quello che si è visto in campo. Indubbiamente Leinster ha meritato di vincere la partita, onore al Leinster, sapevamo che incontravamo una squadra, forse una delle più forti al mondo, per cui non abbiamo recriminazioni, non abbiamo niente da dire, dobbiamo solo stare sereni e continuare a lavorare con estrema tranquillità. Rispetto alle altre partite abbiamo anche attaccato in modo più corretto, con più efficacia, per cui non siamo contenti, perché dire che siamo contenti sarebbe una stupidaggine, però siamo sereni e siamo consapevoli che possiamo andare a fare le altre partite con questa qualità e portarci a casa dei punti, che fino adesso la nostra classifica non rispecchia quello che abbiamo dato in campo. La qualità di gioco che hanno loro è sempre difficile, sapevamo che rispetto alla settimana scorsa ci sarebbe stato bisogno di un salto di qualità e credo che abbiamo risposto bene. Hanno fatto due mete su due nostre imprecisioni, però tutto sommato nell'arco di 80 minuti credo che la difesa sia andata molto bene. Un po', forse un po' troppi di calci contro, ci hanno un po' penalizzato, molte decisioni 50-50 contro di noi, però fa parte del gioco, ripeto, Leinster è una squadra che ti mette tanto sotto pressione, ma le Zebre hanno fatto una buona partita. È un buon punto di partenza, credo che se ripetiamo queste prestazioni contro altri avversari potremo spuntarla. Personalmente ti ho visto molto molto motivato, il fatto che sei convocato nella nazionale, quello lì ti carica di più, non dire, è vero, no? Sì, molto. Questo è il reale? Un sogno. Che no, è un sogno per te, un po' un sogno per te, sì, dici, sì? Ma anche c'è mia moglie. Sì. Contenta, tutto sì, bello, dai. Contento, sì. Infatti ti ho visto centrato molto molto caricato, io ti faccio complimenti. Sì, perché l'ultimo due settimane io gioco con il panchina, ma l'ultimo due settimane molto carico di lavoro in una settimana, ma oggi molto fresco. Hai fatto bene. L'ultima domanda, qual è il ruolo che ti piace di più, mediano apertura o centro? Ai. Tutte e due, secondo me tutte e due uguali. Va bene, sì, infatti, volete anche giocare. Anche io mi piace diritto per diritto, sì. Centro, apertura, però vabbè, comunque lo stesso, penso che Brunel sarà contento, sì, con te. Invece a te ti devo fare complimenti perché sei, anche te sei nazionale, sei entrato nel gruppo della nazionale, cosa significa per te? No, sicuramente il primo convoco è stato a giugno, a luglio, è stata una super esperienza e dopo quello ovviamente una persona vuole sempre di più, più fame per entrare in quel gruppo e per fortuna la Zeb sta andando bene, con quello viene prestazione e la altra gente lo vedono e lo vedono su, e per fortuna secondo me è più un collettivo. C'è una mosca del Treviso che torna. Una prestazione collettiva che ha dato respinto in più. Obiettivo tuo personale per questa stagione? A continuare avanti così e essere sempre, giocare nella partita grande come oggi contro la squadra grande e il bonus del cose come novembre per andare a giocare nazionale, quello è il sogno di tutti, la speranza di ogni giocatore e per me è solo quello, lavoro avanti e guardare avanti. Io ti ringrazio, all the best, complimenti, grazie. Alla prossima, grazie. Hasta la vista, ciao. After starting the season with three wins, Connacht's last two matches before travelling to Treviso ended in defeat and a draw, so Pat Lamb's side were keen to get back to winning ways. But it was to be a scrappy match in Italy, the first points coming after 6 minutes when Jaden Hayward put Treviso ahead with a penalty. Craig Ronaldson was to be Hayward's nemesis on the night, and after missing his first attempt, he got Connacht level at 3-all after 17 minutes. Treviso came closest to the first try when a neat dink in behind the Connacht defence gave winger Michel Campagnaro a sight of the try line, but Connacht scrum half Kieran Marmion stopped the winger from touching down. The TMO was asked just to make sure.
Ronaldson and Hayward traded penalties to make it 6-6, but Treviso fancied their chances of a first Pro 12 win this season, and when Hayward sliced through a gap in the Connacht defence, it looked like a try was coming, but he found support just a bit too late, and the Galwegians' scramble defence just held out. In the second half, it was more of the same, and Hayward had a chance to put Treviso ahead with another penalty, but hooked it just wide. With the missed try opportunity and now 3 points gone, Connacht may have thought luck was with them. A flashpoint with 20 minutes left to play as tempers flared with the score still at 6-6. An off-the-ball tussle between Treviso fly half Sam Christie and Marmion ended with both players sent to the sin bin. The second half's only points came courtesy of Ronaldson, and they proved decisive. His 67th minute penalty giving Connacht a 9-6 win, one for rugby's real purists in Italy, but for Pat Lamb a fourth win of the season. Treviso, meanwhile, will look back at missed opportunities to get their first one. Abbiamo fatto un altro passo, siamo stati nei periodi di 10 minuti del primo tempo, i 10 dell'inizio secondo, che di solito erano disastrosi, siamo riusciti a stare in partita, attaccati al risultato. Purtroppo queste partite si decidono spesso per episodi, noi abbiamo ancora tanta paura di vincere, questo penso sia l'aggettivo che si può usare a questa squadra, è paura di vincere, perché il secondo tempo non ho ricordo di un'azione che abbiamo fatto, abbiamo avuto il braccetto corto, quella vittoria che tutti cerchiamo e che potrebbe aiutare da questo punto di vista, non dalla classifica, perché penso che nessuno di noi si aspetti di fare delle performance in classifica, ma quello che ci può aiutare, che ci poteva aiutare una vittoria, come ho sempre detto in settimana, era questa paura di giocare. Il secondo tempo la touche è stata male in touche, non abbiamo più giocato da touche, mischie ce ne sono state poche, dopo abbiamo sbagliato due calci fuori, due penalità di prima, non siamo andati in touche, abbiamo sbagliato la penalità prima noi del 9-6, piccole cose che alla fine ci lasciano l'amaro in bocca. Come dimostrazione che anche gli italiani imparano subito l'inglese, il nostro carissimo amico e giocatore della nazionale Andrea Massi, che gioca a Londra, giustamente al WAPS, ha fatto questo spot, perché? Perché l'anno prossimo, come voi sapete, c'è il mondiale in Inghilterra. Vediamo. This time next year I want to be part of the Italian team at the Rugby World Cup 2015 by working hard.